Ma io innanzitutto voglio ringraziare, appunto come ha detto il dottor Facelli, i ragazzi che ad aprile di quest'anno sono venuti a chiederci se eravamo d'accordo di ospitare questa bellissima manifestazione a Dronero. Io gli ho aperto la porta subito parlandone con i miei colleghi, dal sindaco a tutta la giunta. Mi hanno dato fiducia, abbiamo accettato ben volentieri di ospitare questa rassegna che comunque secondo me ha un'importanza notevole per il nostro territorio. Beatrix Lafont, Bonheur de Valmanzini, le puledre di 2 anni, Auro de Valmairo, Aurora de Lorient e Annapurna de Roquebrune, e le puledre di 3 anni, Violetto de Valmaira, Verbena di Prato Ghiacciato e Vaduz du Corbas. Tra questi soggetti è stato deciso di assegnare il premio come miglior femmina junior alla puledra di 2 anni, Auro de Valmairo, presentata in questo momento da Roberto Arnaudo, che si sta avviando al centro del rettangolo. Allora, complimenti Roberto, facciamo consegnare il premio allora per la componente della giuria al André Barbarà, al sindaco Livio Acchiardi, il sindaco di Dronero, e al sindaco di Roccabruna, vista la folta partecipazione anche di allevatori di Roccabruna, Garnero Claudio. Quindi i due sindaci consegnano il premio alla Patrice, alla campionessa junior della mostra. Abbiamo detto, e c'è anche Fortunato Bonelli che è il proprietario. Si tratta, come è stato detto, di Auro de Valmairo, questo bellissimo soggetto che ha fatto il primo ieri nella categoria delle puledre di 2 anni. Il padre è Foc del Ciel e la madre è Miruno de Valmairo, una storica fattrice proprio dell'allevamento di Fortunato Bonelli di Prazzo. Complimenti, però io direi complimenti a tutti questi che sono su Ringwer, e comunque tutti questi sono stati vincitori nella giornata di ieri delle rispettive categorie. Un bel applauso a tutti. Grazie ai sindaci di Dronero e Roccabruno per questa, l'abbiamo subito fatti lavorare. Allora io dicevo, non è una persona che è qui a caso, perché anche grazie a lui appunto negli anni scorsi siamo riusciti a ottenere un sacco di riconoscimenti a livello nazionale per questo cavallo che davvero da 30 anni lo aspettava. Prego Alberto.